con il dottor Massimiliano Campo, segretario generale della Federazione Italiana Taekwondo, e con il presidente della società mesagnese, gloriosa società mesagnese, Marzial Mesagni. Qui nella palestra di via Guglielmo Marconi, una visita in previsione del campionato nazionale cadetti. No, del campionato del mondo. Ah, campionato del mondo, dei mondiali allora. Campionato del mondo che si svolgerà a Sharm el Sheikh in Egitto il prossimo agosto, alla fine del mese, e questa è la prima sessione per la selezione della squadra nazionale cadetti. Senti Giancarlo, e voi avrete già ragazzi pronti per partecipare, per indossare la maglia azzurra? Beh, noi speriamo che anche i ragazzi di Mesagne riescano a qualificarsi dopo questa selezione. È chiaro che l'obiettivo è quello di portare comunque una squadra competitiva e che cerchi di portare medaglie alla federazione, ovviamente. Se poi ci sono anche i ragazzi di Mesagne che meritano questo, ben vengano. Dottor Campo, qui siamo nel cuore del taekwondo nazionale o esagero? No, non esagera, questo è, come dicevamo prima, anche il motore del taekwondo nazionale ed internazionale. Questa società ha dato nomi importanti dal punto di vista del risultato agonistico al movimento nostro nazionale e tuttora continua a sfornare atleti validi in campo internazionale. Possiamo dire che Vito dell'Aquila in questo momento sta... Vito dell'Aquila è uno dei partecipanti al campionato del mondo senior, quindi già per lui partecipare, vista l'età molto giovane, un campionato del mondo senior così importante è già un punto a suo favore. Lo state preparando, come si suol dire, state facendo fare le ossa. Diciamo, quello serve anche a lui comunque già affrontare a quest'età atleti sicuramente più grandi di lui e sicuramente più esperti di lui che hanno già affrontato altri campionati internazionali, quindi con molto più esperienza ovviamente. Noi contiamo su un buon risultato di Vito, per noi, dicevamo col segretario, anche se arriva in medaglia per noi è un grande successo. Intanto c'è anche Carlo Molfetta che fa parte ormai del CONI nazionale, quindi ha portato il taekwondo nelle stanze che contano. Carlo è stato eletto nella giunta CONI e quindi per noi è un vanto avere un atleta nostro che ci rappresenta nella giunta come rappresentante atleti. Questo per noi è un piacere, un onore e un vanto, cosa che lui comunque si merita. Sì. E lo stato di salute in generale della federazione? Siamo in crescita, i numeri ci confermano questa nostra crescita progressiva, stiamo aumentando sempre il nostro bacino di utenza, stiamo aumentando anche come organizzazione dal punto di vista del prestigio nei confronti del mondo del CONI, quindi tutto ci fa ben sperare per le prossime Olimpiadi. Beh, e noi speriamo che l'Italia, secondo noi italiana, vada sempre avanti, magari anche con qualche ragazzo di Mesagne, per comunque che vada avanti. Beh, speriamo, dai, anche perché il maestro Roberto Baglivo, che credo che tutti quanti conoscete, ce la sta mettendo veramente tutta a forgiare e fornire qualche atleta che possa essere all'altezza. Tanto è vero che non ho voluto partecipare alla nostra intervista, ci ha detto parlate voi, io lavoro in palestra. Grazie dottor Campo, grazie in bocca al lupo. Grazie Giuseppe.